Grazie Presidente. Nella precedente seduta abbiamo sentito spesso nominare il sostantivo razionalizzazione. Razionalizzazione della spesa. Quasi tutti ne hanno parlato a partire dal Sindaco. Ebbene, rammentiamo all'Aula che esiste una commissione preposta alla razionalizzazione della spesa, che incidentalmente è quella presieduta dal sottoscritto, dal Movimento 5 Stelle. Ebbene, questa commissione, nonostante questo nome, nonostante la missione per la quale è stata costituita, è stata deliberatamente ignorata in fase di costituzione della cabina di regia sulla razionalizzazione della spesa. Insomma, una revisione della spesa senza davvero una revisione. La domanda è quindi lecita: si vorranno davvero ridurre gli sprechi? Seguiremo con attenzione i lavori di questa cabina di regia. A nostro avviso, e lo diceva bene prima il collega Stefano, prima di parlare di contenimento della spesa, di riforma, occorre ripristinare un sistema di trasparenza e legalità. E faccio tre esempi e poi concludo. Si vuole vendere il patrimonio immobiliare comunale, delibera 88/2013 che andremo a discutere probabilmente nelle prossime settimane. Ma non sarebbe prima il caso di cacciare via a pedate gli occupanti irregolari abbienti, ripeto, occupanti abbienti negli immobili di pregio anche nel primo municipio? Secondo esempio, ma è possibile che noi chiediamo sacrifici agli umani e poi regaliamo uno degli ippodromi più importanti d'Europa a 6.000 euro al mese? 6.000 euro al mese. Oggi un corrispondente della stampa estera mi ha chiesto: ci sarebbe solo un dato, sono 6.000 al mese o al giorno? Perché anche al giorno sarebbe poco. E infine, e qua parliamo di uno spreco non di decine di milioni di euro, ma solo di 2-3 milioni di euro che evidentemente ci possiamo permettere, la nuvola, Fuxas, 20 milioni di euro per il suo incarico, qualcosa come 906 anni di uno stipendio di un dipendente comunale. Ebbene, si è lamentata, dice che in realtà non sono 20 milioni di euro perché ha dovuto pagare le tasse e sono rimasti solo 10. Ma poi i 10 milioni di euro, 5 li ha dovuto dare ai collaboratori, gli sono rimaste, pensate, solo 5 milioni di euro per questo capolavoro. E adesso batte cassa, vuole 1.200.000 che gli mancano ancora, perché pensate, solo 5 milioni di euro per questo capolavoro completato, è pronto, domani si inaugura. Ebbene, di questi 1.200.000 il 10% sono nostri, il 90% di Euro SPA. E quindi noi cosa vogliamo fare? Noi glieli dobbiamo dare. Grazie Presidente. A lei prego.